Gilardi Pier Celestino, nasce a Campertogno il 16 settembre 1837. Pittore, discendente da una famiglia di valenti scultori in legno, la formazione varallese sotto il Frigiolini e la tradizione familiare l'avviarono dapprima alla scultura e dall'intaglio in legno ed in avorio, in cui lasciò alcune opere come una Madonna in cera, un Cristo in legno, un putto dormiente, un prigioniero, i busti lignei di Garibaldi e di Cavour e quello in avorio di Pio IX. Ma come il conterraneo Gianoli non fu contento fino a quando nel 60 poté frequentare l'Accademia Albertina dove ebbe per maestro Andrea Gastaldi. Vinta poi la pensione caccia, poté completare gli studi per ben 5 anni, 2 a Firenze e 3 a Roma, nel 70 gli fu assegnata da Quintino Sella la cattedra di disegno e plastica nelle scuole professionali di Biella. Iniziò la sua carriera con soggetti storici, molto di moda in quel momento, la morte di Andrea del Sarto del 63 fu il primo suo lavoro che lo rivelò al pubblico come fedele allievo del Gastaldi, seguì l'anno successivo Bruto aspetta l'ora della congiura di accademica severità, poi il Machiavelli in carcere. Intanto il suo gusto si andava orientando verso altri soggetti. Gilardi Pier Celestino, si spense a Borgosesia il 4 ottobre 1905.